nasce il rapporto con Nucilli, il quale si dice disponibile a dare una mano, a collaborare con l'Arezzo ed apportare finanza importante che potrebbe implementare, ampliare quelli che sono i programmi, che potrebbe concretizzare un progetto meraviglioso. A fronte di questo, Ferretti offre una quota di minoranza dell'Arezzo Calcio. A questo punto le trattative si interrompono perché la richiesta di Nucilli è quella invece di acquisire la maggioranza societaria. Vi è una riflessione su questo che porta a un accordo nell'ambito del quale Ferretti non ha alcuna difficoltà a cedere il 51% delle quote sociali, a condizione esclusiva che l'amministrazione della società rimanesse ora e nel futuro saldamente nelle sue mani e del suo consiglio di amministrazione. Discorso, e apro una parentesi, è un elemento documentale quello di cui stiamo parlando, perché poi spetta ai tecnici trasfondere in contratto quello che è l'accordo verbale. Prevede quindi la disponibilità da parte di Ferretti a cedere le quote di sua spettanza nella misura del 51%, così come richiesto da Nucilli, senza volerci guadagnare o speculare, scegliete voi il termine, nemmeno un euro. La cessione delle quote viene fatta a valore nominale, e quindi il valore già lo conoscete. Ma condizione imprescindibile è che nelle mani di Ferretti e dei suoi stretti collaboratori resti l'amministrazione e la gestione dell'Arezzo Calcio. Bisogna formalizzare l'intangibilità del consiglio di amministrazione e bisogna formalizzare la figura di Mauro Ferretti, che resta l'amministratore delegato. Nel contratto preliminare di compravendita si cede il 51%, a condizione che però il consiglio di amministrazione sia saldamente nelle mani di Mauro Ferretti, a condizione che Mauro Ferretti sia per il futuro il presidente del consiglio di amministrazione della società. A fronte di questo vengono versate nelle casse dell'Arezzo Calcio 960.000 euro. La prima scadenza di queste tre tranche è fissata al 10 di febbraio e si fissa un termine perentorio, che è quello del 3 di febbraio, per il rogito notarile. Mauro Ferretti diceva prima, io lo sentivo insieme a voi, mi scuso se ho commesso delle leggerezze o se sono stato un ingenuo. Conosco il presidente Ferretti come tutt'altro che un ingenuo, e questa vicenda ne dà la conferma. Nell'atto preliminare, che viene poi concretizzato e trasfuso in un atto notarile successivo, c'è l'inserimento di una clausola risolutiva espressa. Anche di questo siete informati, anche di questo ho visto che si è scritto. In questa clausola risolutiva espressa si afferma chiaramente che in caso di mancata ottemperanza alle obbligazioni finanziarie assunte da Nucilli e per esso da una società che si chiama Flowers Holding Flowers SRL, una new co, il contratto sarebbe stato risolto di diritto. Devo aprire e vi devo ammorbare con una brevissima annotazione di carattere tecnico, ma è il mio lavoro. Una clausola risolutiva espressa opera di diritto. Non c'è bisogno di una sentenza, non c'è bisogno di un contenzioso, ma nel momento stesso in cui viene inserita in un contesto contrattuale è sufficiente che la parte non inadempiente dichiari di volersene avvalere, il contratto retroattivamente si considera risolto. Questa è la cautela che Mauro Ferretti, conoscendo il suo interlocutore, pretende di inserire immediatamente negli accordi contrattuali. Quindi, nel momento stesso in cui i soldi arrivano non nelle tasche di Ferretti, ma nell'Arezzo Calcio, il contratto espliciterà tutta la sua validità. Le modalità di corresponsione delle quote per 35.000 e rotti euro è prevista con bonifico bancario con assegno circolare. Chiunque di noi ha comprato
forse casa o qualcos'altro, e sa quando si va dal notaio si porta un circolare. Il giorno in cui ci si reca davanti al notaio, Alessandro Nuccilli tira fuori dal portafoglio un assegno bancario di conto corrente, e quindi in violazione degli accordi. Mauro Ferretti rappresenta delle perplessità, unitamente a lui le perplessità vengono manifestate da Giorgio Pasquini, le stesse perplessità le manifesta il notaio rogante, ma Alessandro Nuccilli rappresenta la fretta della conclusione dell'atto, magnifica se stesso come una persona di assoluto affidamento e consegna in pagamento questo assegno bancario. Allora a questo punto Mauro Ferretti diventa lo sprovveduto che assegna in pagamento, che accetta in pagamento l'assegno bancario. Non è così, perché in quel momento prendiamo in carico un pezzo di carta che nel momento stesso in cui dovesse nell'immediatezza essere onerato concretizza il trasferimento delle quote dell'Arezzo Calcio, aspettando da lì a qualche giorno il versamento dei primi 350.000 euro nelle casse dell'Unione Sportiva Arezzo. Il contratto viene siglato e dal giorno dopo Alessandro Nuccilli chiede tempo non solo affinché l'assegno bancario venisse trattenuto e non versato in banca, ma soprattutto tempo perché le garanzie che erano state chieste, pretese e promesse per il pagamento delle somme che sarebbero state versate nell'Arezzo Calcio tardavano ad arrivare. Qui è un ulteriore capitolo di questa vicenda. Il pagamento delle somme dell'Arezzo Calcio doveva essere garantito da una fideiussione bancaria a prima richiesta, senza eccezioni, e rilasciata da un primario istituto di credito. Queste garanzie non vengono versate e si accampano non meglio precisati ritardi o problemi. Io ho letto le dichiarazioni o comunque gli articoli riportati su quanto in questi giorni ha detto Alessandro Nuccilli e non ha chiarito quali sarebbero state queste problematiche. Fatto sta che l'assegno viene versato, l'assegno torna impagato per mancanza di fondi. Attraverso i suoi avvocati Nuccilli dichiara: i fondi ci sono, l'assegno l'ho bloccato io, ma viene smentito dai dati documentali perché l'assegno ritorna e va in protesto per mancanza di fondi, non perché è stato richiamato o bloccato da Nuccilli. Nel frattempo conferma la sua disponibilità a prestare le garanzie e invece di una fideiussione bancaria a prima richiesta e senza eccezioni, i suoi avvocati trasmettono al sottoscritto un facsimile, un modulo dove anche un ignorante che non ha mai sentito parlare di garanzie o di fideiussioni trasmette un pezzo di carta straccia, uso questo termine perché così io l'ho definito nella corrispondenza con i colleghi che rappresentano Alessandro Nuccilli, dove un atto non firmato, dove non c'è l'indicazione del beneficiario, dove riporta come contraente una società che nulla ha a che fare con quella degli accordi che ci riguardano e dove in caratteri cubitali c'è scritto draft, cioè facsimile. Questi atti che riportano una cifra per 8 milioni di euro in realtà vengono prospettati come garanzia fideiussoria esistente è pronta a essere consegnata per onorare gli accordi sottoscritti. Ora, noi riteniamo che dal punto di vista tecnico-legale questo aspetto della vicenda sia abbastanza semplice, perché indurre a una trattativa commerciale e a siglare un contratto rappresentando delle circostanze diverse
dalla realtà integrano gli estremi della truffa contrattuale. Contrarre l'obbligazione con il proposito preordinato di non adempiervi integra gli estremi della insolvenza fraudolenta. Questi sono i reati che noi abbiamo ipotizzato e per i quali è stato immediatamente presentato atto di denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Un problema è nato ed è sorto perché presso la Camera di Commercio è risultato il trasferimento delle quote. Un'ulteriore iniziativa che è stata assunta è stata quella di diffidare la Camera di Commercio da annotare nel registro delle imprese anche la dichiarazione di risoluzione del contratto. Guardate questo aspetto, dobbiamo chiarirlo immediatamente. Qualcuno mi ha già chiesto, ma insomma, ma ci mi vuol dire queste quote se sono di Ferretti o queste quote sono di Nucilli? Questo è l'elemento su cui una vicenda si gioca, è un elemento molto caro a Nucilli e ai suoi avvocati, i quali anche stamattina, per l'ennesima volta, offrono la restituzione delle quote, gratuitamente e risarcendo il danno creato. Ora qui non c'è da restituire nulla. Le quote sono state oggetto di trasferimento con un atto notarile. Questo trasferimento è soggetto a una condizione sospensiva, l'adempimento delle condizioni economiche e degli accordi economici. Nel momento stesso in cui la parte adempiente ha dichiarato di volersi avvalere di quella clausola risolutiva espressa, essa opera di diritto. Non c'è bisogno ovviamente di una sentenza del tribunale che sia costitutiva di quel diritto. Ciò nonostante abbiamo già notificato un atto di citazione presso il tribunale civile perché ci sia una sentenza dichiarativa di quel diritto. Ma attualmente aspettiamo la determinazione della Camera di Commercio di Arezzo, che deve annotare nel registro delle imprese l'avvenuta risoluzione contrattuale di diritto. Ma questo a tutela dei terzi, della pubblicità dei terzi, di chi si approcciasse all'Unione Sportiva Arezzo, alle sue quote. Ma di diritto le quote erano, sono e restano saldamente di proprietà della Programma Mutuo SRL e quindi di Giorgio Pasquini e quindi di Mauro Ferretti.